Endelea. Perfetto. Ok, grazie. Metti in condivisione lo Condivido lo schermo. schermo. Ok. Mettiamo full Ok. screen. Perfetto, parte Perfetto, il partiamo con timer. il timer. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Io mi chiamo Lucia Zappa e sono la Sustainability Manager di Endelea. Endelea è un brand di moda etica che unisce Europa ed Africa. È una società benefit e una startup innovativa. Ma perché abbiamo deciso di creare Endelea? Per rispondere ad una richiesta che è sempre più forte e convinta, che è quella di modificare profondamente l'industria della moda e di farlo dall'interno. È di dominio pubblico ormai come la maggior parte dei vestiti che indossiamo è realizzata in paesi in cui i diritti dei lavoratori sono molto limitati, se non addirittura inesistenti, e l'impatto sociale della moda si riversa su stipendi bassi, orari di lavoro eccessivi e mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro. I consumatori, soprattutto i più giovani, chiedono ormai da tempo ai brand un approccio più responsabile, quindi maggiore attenzione al proprio impatto sociale e la pandemia sta accelerando notevolmente questo processo, che di riflesso influenza anche il mercato. Infatti si registra che nel 2020 un consumatore su due è stato influenzato nell'acquisto di abbigliamento da fattori legati alla sostenibilità ambientale e alle condizioni dei lavoratori coinvolti. La nostra risposta è la nostra vision, che è quella di generare un cambiamento positivo nel mondo della moda. E lo facciamo principalmente su due livelli, con le nostre collezioni e con la nostra mission in Tanzania. Per quanto riguarda le collezioni, queste vengono disegnate in Italia e prodotte eticamente in Tanzania, offrendo così un prodotto premium che incontra il gusto di una clientela europea, dando però visibilità alla tradizione sartoriale africana e ai bellissimi colori che gli appartengono. L'offerta di prodotti include moda donna, accessori e arredamento per la casa. Il nostro modello operativo è abbastanza unico nel suo genere e ha comportato nel tempo uno sforzo logistico notevole che abbiamo ottimizzato passo dopo passo e che ad oggi permette alla filiera di scorrere abbastanza agevolmente grazie alla collaborazione dei due team Italia e Tanzania, nonostante la transnazionalità. Quindi design in Italia, tessuti reperiti in Tanzania supportando la microeconomia locale, produciamo in maniera etica nel nostro laboratorio Dar es Salaam, dove ogni capo è preparato per la spedizione con dei packaging utilizzando scarti di tessuti di collezioni precedenti e con etichette di carta riciclata. Da Dar es Salaam le collezioni volano in Italia, dove ha sede il magazzino, e da qui sono acquistabili in tutta Europa. Il nostro business model si divide in B2C e B2B. B2C è raggiungibile tramite il nostro sito di e-commerce, che ci ha permesso comunque di affrontare la pandemia con successo, B2B tramite una rete selezionata di negozi e dei marketplaces. Perché abbiamo scelto la Tanzania? Una domanda che spesso ci viene fatta, perché proprio la Tanzania? Perché è uno dei paesi in Africa in cui l'industria della moda non è ancora affermata, non esiste praticamente. La maggior parte dell'abbigliamento è importata dalla Cina o è di seconda mano dall'Europa. Le università non offrono nessun tipo di percorso qualificante e i sarti che attualmente lavorano sono sottopagati e non regolamentati. Questo ci porta alla nostra mission, che è quella di supportare lo sviluppo di un'economia locale in Tanzania, condividendo tramite questo ponte che è Endelea le competenze professionali, quindi a due vie. Organizziamo workshop gratuiti e collaborazioni con le scuole e cerchiamo di dare dell'empowerment alle donne che lavorano con noi. Parlando di moda etica, a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo principalmente a donne tra i 25 e i 45 anni, di diciamo fascia medio-alta, abituate alle dinamiche online, viaggiatrici intercontinentali, molto attente, quindi consumatrici responsabili e ovviamente attratte dai bellissimi colori delle nostre stoffe. La natura innovativa di Endelea trova conferma nel fatto che esistono pochi competitor, se non nessuno al momento, che offrono la nostra stessa offerta di lavoro e che puntano sui nostri key factor, quindi produzione etica, una chiara missione etica, un'immagine premium e il design italiano, che è comunque una garanzia. Le cose stanno andando molto bene, dicevo prima, grazie anche soprattutto al nostro e-commerce, e diciamo che dal 2020 abbiamo triplicato le nostre vendite e stiamo continuando a crescere anche nel 2021. L'ordine medio sul sito è di 140 euro e il costo di acquisizione cliente è di 15.
Endelea, che cita moltissimo anche i magazine, qui potete vedere alcune tra le testate più importanti che ci hanno pubblicato. E oltre a questo siamo molto fieri di alcuni premi che abbiamo vinto, tra cui il premio Gaetano Marzotto per il Social Impact 2030 e una menzione speciale per la nostra integrazione di etica ed estetica al White Show di Milano durante la Fashion Week. Siamo un team... Chiusura. Sì, siamo un team di persone appassionate e abbiamo visto cosa vuol dire fare del cambiamento nella vita delle persone e questo insomma ci porta a continuare a farlo con grande, grande entusiasmo. Perfetto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Lucia. Quel che notavo e che mi ha favorevolmente, piacevolmente impressionato è che già dalle primissime start-up c'è una fortissima attenzione all'economia circolare, all'etica del mondo del lavoro, all'evitare gli sprechi, cioè un'attenzione finalmente che non è finalizzata al mero profitto, ma diciamo a quello che fondamentalmente sono i veri valori. Lucia, quel che non ho capito, o meglio vorrei che tu un attimo approfondissi, è appunto l'aspetto etico della vostra impresa, nel senso che voi andate a realizzare le opere in Tanzania, ok, fin qui nulla questo. Poi ci sarà una forma di controllo, perché diciamo che poi alla fine, come al solito, l'appetito viene mangiando e il rischio di inciampare che dall'etico si passi a, non dico lo sfruttamento, ma diciamo a un po' meno etico è alto. In questo senso voi come vi tutelate, ecco, mettiamola così? Ti ringrazio moltissimo per la domanda e così ho modo insomma di approfondire e spiegare a tutti i presenti. Grazie. Allora, innanzitutto noi abbiamo nel 2021 aperto una società autonoma in Tanzania, proprietà dell'80% di Endelea, in un'ottica di appunto empowerment e di autonomia della gestione locale. E quindi questo per noi è stato un grandissimo successo. Cioè la formazione che noi facciamo non è fine a se stessa, ma è proprio per creare un'industria vera e propria locale in Tanzania che diventi autonoma e che si sleghi probabilmente a un certo punto da Endelea. Detto questo, il 3% delle revenue lorde annue vengono reinvestite in Tanzania in progetti di impatto sociale. E se avete badato bene insomma al nostro modello operativo, vi accorgerete probabilmente da soli di che costi sono comportati in questo tipo di passaggi, no? Quindi se fosse veramente tutto volto a un risparmio economico, sicuramente noi avremmo un modello operativo diverso da questo. E quindi diciamo che questo è quanto. Spero di essere perfetto, chiarissima. Grazie. Lucia. Ci sono domande da parte del comitato scientifico? Al momento no? Okay, va bene. Beppe, hai qualcosa da chiedere tu? Possiamo procedere. Perfetto, ok. Allora grazie Lucia, ancora complimenti. Grazie mille, complimenti per l'idea.